Il Milan sembra veramente interessato a Yannick Carrasco, il giocatore belga, già protagonista, brillante protagonista nel Monaco e anche nell'Atletico Madrid. Lo scorso febbraio è stato acquistato dal Dalian Ifeang, una squadra cinese che l'ha pagato 27 milioni di euro, ma il giocatore ha perso la nazionale, non si trova assolutamente bene in Cina e ha chiesto di tornare, fortemente di tornare. Il Milan potrebbe essere interessato, ma al solito prestito di 6 mesi. Il Milan su questi attaccanti non va oltre, ma quello che potrebbe fermare, oltre che il discorso dei 6 mesi, anche il discorso dell'ingaggio, parlando non dei 6 mesi, ma dell'anno, il giocatore vorrebbe 10 milioni l'anno rispetto ai 4 milioni che potrebbe offrire il Milan. Attenzione, il giocatore fascia esterna d'attacco, perché il Milan lì potrebbe perdere Borini. Ormai sembra che ci sia solamente 1 milione di differenza tra la richiesta del Milan, 10 milioni, e lo Shenzhen. Quindi diciamo che Borini è veramente sul piede di partenza. A proposito di partenza, è partito anche Silvio Pagliari, l'agente per l'Inghilterra, l'agente di Gabbiadini. Il Southampton non ha nessuna intenzione di prestare il giocatore, ma vuole 12 milioni per la cessione definitiva. Il viaggio di Silvio Pagliari serve appunto per cercare di limare, di far scendere questa cifra, anche perché non c'è solo il Milan, sempre che il Milan ci sia, perché come ho detto ieri, il Milan ha avuto un leggero contatto 2 settimane fa, poi altri contatti recentemente non ce ne sono stati, ma ci sono interessate anche squadre turche e squadre anche spagnole per Gabbiadini. Quindi questa è la situazione attaccanti, ma è una situazione molto fluida. Il mercato inizia domani, bisogna sempre usare il condizionale, ogni tanto arriva un nome. Qualche giorno fa Muriel, che poi è andato alla Fiorentina, virgola, anche se non si è presentato per le visite mediche, per un ritardo dell'aereo si presenterà solo sabato. Quindi Muriel sembrava quasi del Milan, poi non è andato, poi Gabbiadini, oggi Carrasco, quindi ieri e oggi Carrasco, quindi continuano le voci, ma ripeto, grande differenza, 4 milioni offre il Milan annuali e Carrasco ne vuole 10. Con quella cifra penso che Carrasco non possa e non possa venire al Milan. Poi c'è la situazione Fabregas, quindi passiamo dall'attacco al centrocampo. Situazione fluttuante, ieri l'Equipe lo dava per fatto, oggi pomeriggio in un giro di procuratori sembrava che il giocatore invece fosse totalmente saltato, ma la voce della sera riparla di un riavvicinamento e quindi lo diceva anche il Sun, quindi potrebbe essere veramente imminente il passaggio di Fabregas dal Chelsea al Monaco, sempre però con la dovuta cautela, perché se riguardo a questo argomento anche qui si è passato dal sì sicuro al no sicuro al forse adesso va al Monaco. Per quello che riguarda il centrocampo, al Milan potrebbe sempre interessare Sensi, ne abbiamo già parlato ieri, non ci sono grandi novità, anche se quel difficile ma non impossibile nell'entourage del Sassuolo oggi è direi un quasi no, anche se c'è sempre il no, mai dire mai. Quindi anche per Sensi, stamattina i colleghi della Gazzetta avevano parlato di un inserimento di Plizzari che potrebbe facilitare l'arrivo di Sensi, però la situazione oggi è molto molto fluttuante, molto molto in divenire anche lì. Il Milan non ha probabilmente iniziato nessuna trattativa concreta, nessun attacco frontale sugli obiettivi che vorrebbe, sono solamente dei sondaggi. Poi, sondaggi, lo si dice che ci siano stati dei sondaggi, perché come usa il Milan, soprattutto nelle trattative di mercato, il Milan è assolutamente muto, non trapela mu nulla dai muri di casa Milan, quindi anche lì da verificare, da valutare queste voci che stanno impazzando intorno al Milan. Su Carrasco sembra che ci sia stato un contatto, però anche lì tutto da valutare. La cifra però tra quello che avrebbe, sottolineo il condizionale, il Milan offerto e quello che vorrebbe il giocatore, che certamente prenderà una cifra simile in Cina, è ancora molto distante. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrino.